gli dà un'idea del romanticismo che non è per niente scolastica, e da lì nasce la sua vocazione. E quindi sembra in un certo senso, in questa introduzione molto intima, per poi dopo dare la solita carrellata di spiegazioni strepitose e di illustrazioni memorabili di opere d'arte, sembra appunto un po' con una certa commozione raccontare anche la sua vocazione, com'è che Vittorio Sgarbi è diventato Vittorio Sgarbi. Ti sei intristito? Ho sbagliato serata. Per molte ragioni. La prima è che siete tutti così bravi a parlare che non vorrei misurarmi con concetti che sono così ben espressi ma che non condivido nessuno. Io non sono scontento ma sono contento. Io sono nato contento e non avrei mai scritto un libro che si chiama Scontenti, anche se capisco che uno contentissimo di sé, come Veneziani, scriva un libro su come sono scontenti gli altri, cazzi loro. Poi, devo dire, nell'ordine di quello che ho sentito, che il libro che io ho voluto far presentare al Ministero del mio amico sul piano umano, Bertinotti, che dice di essere comunista, ma vive in un'epoca in cui il comunismo non c'è, non l'ha mai visto e non l'ha mai patito, altrimenti l'avrebbero messo in galera. Quindi lui vive una condizione di privilegio di essere comunista in un paese non comunista, altrimenti Trotsky e tutti gli omosessuali messi in galera a Cuba, cioè io non voglio fare l'anticomunista, però lui è un comunista contento, quindi smentisce anche lui il libro di quel iettatore di Veneziani. Poi lui dice dissoluzione della democrazia, no, della democrazia, sì, della democrazia. Io non ne sono affatto convinto. Io non ho mai visto un periodo più democratico di questo. Tutte quelle cose che ho detto sono vere naturalmente perché sono astratte, ma cos'è la democrazia? Che il popolo riesca a capire quanto sono stronzi quelli che li governano. Quindi perché cazzo deve andare a votare? Il punto più alto della democrazia è che io non voti, io li ho visti tutti, ma all'epoca in cui c'erano quelli, perché dice Berlusconi era uno negato alla politica, poveretto, era arrivato lì perché non c'era più un partito da votare per sé, perché lui votava o DC o PSI, erano cancellati, dice faccio un partito così posso votare per me stesso. Ma dico, non è che fossero meglio, per dirti proprio lì, rumor, Andreotti, Forlani, cioè io ho visto, io ero ragazzo ed ero un vero ribelle, e i democristiani di merda che facevano schifo rispetto a questa gente, così che sono dei poverini, sono uguali agli altri, cioè allora erano dei satrapi votati da una democrazia fasulla che continua a non esserci perché il sistema di elezione che noi abbiamo oggi fa sì che possano eleggere perfino la Carfagna, cioè è stata eletta la Carfagna hanno eletto, porca puttana. Ora, dico porca puttana, slegato da lei, un'esclamazione, no? Non c'è niente da lei. Hanno eletto dei coglioni, uno di a Bologna, un democristiano, amico di Saverio Romano, fondatore dell'UDC, è stato votato dai comunisti e ha vinto contro di me, che sono molto meglio di Casini. Perché? Perché non c'è la democrazia, in realtà, non c'è mai stata. Oggi però l'elettore è furbo, pur di... No, è molto complesso, cioè l'elettore quando non vota esprime una sfiducia rispetto a un sistema che l'ha sempre messo nel culo, ma prima, allora, adesso, non perché c'è l'economia. Quindi devo dire, io non sono d'accordo neanche, io credo che sia molta democrazia, oggi la gente è più libera di mandare a fare in culo, è più bello, è tutto più bello, cioè io sono felice, io trovo che sia il momento migliore di tutti i tempi, perché prima c'erano i democristiani, prima c'erano i fascisti, prima c'era i monarchi, cioè era uno schifo prima, cioè meglio di adesso, adesso non c'è niente. Cioè della gente che come te, cioè potresti andare al suo posto, c'è la Santa Anche. La Santa Anche mi apre un capitolo nuovo, non sono d'accordo neanche con Saverio Romano, perché io non sono del tutto contro la corruzione. C'è corruzione e corruzione. Cioè c'è corruzione, insomma, diciamo... De minimis è ancora più peggio. Io per esempio trovo continuamente gente che mi chiede, mi dai il biglietto per andare là, mi dai il biglietto per andare qua, mi dai il biglietto per l'Inter, io poi sono molto generoso, però non mi sento corrotto, mi sento, chiamo, sì.
Per cui anche la corruzione. Saverio Romano fa un libro, Moralità. Io sono più preoccupato della moralità, perché quelli che moralità non hanno la esprimono e i corrotti stanno zitti. Cioè il corrotto di per sé si vergogna. Cioè un vero corrotto dovrebbe essere orgoglioso di essere corrotto. Invece no, si vergognano, quindi hanno paura di essere multati. Poi sono invece completamente d'accordo con quello che ha detto Greta Mauro, perché è una bella signora, ormai ha una certa età, quindi va guardata. Ah no, è una ragazza, quindi tutte ragazze. No, perché volevo dire, allora, Bertinotti, per dire a che punto siamo, Bertinotti ha 83 anni. Invece di essere in una casa di riposo, è qui con noi. No, è il tuo target. Tutto, io non ho mai sentito un 83 anni in vita mia quando ero piccolo, c'era solo Ungaretti. Cioè, c'erano tutti i giovani, c'era Rita Pavone, c'era Gigliola Cinquetti. No, no, l'età canto io perché lui non canta. Il mio amico Bennato ha 77 anni quasi, mi compie il 23 luglio. Sì. Ed era fondatore del trio Bennato nel 58, quando io ancora quasi non ero nato, avevo 6 anni, era già famoso, quindi dico che ho Bennato da tutta la vita, invece di essere un ospizio che lui è qui. Quindi dico, ragazzi, è migliorata la sanità. Io 30 anni fa sarei morto come mio zio, ho avuto il cancro, ho avuto il cuore, cioè è un mondo di felicità, non si vuole più. Peraltro assomigliavi a tuo zio, anche fisicamente. Mio zio è morto, gli è venuto un infarto, sì, come a me, un infarto, non c'era nessuno, io per quello che sono sempre in compagnia, perché se mi viene un infarto non mi dà una mano, mi porto una mano. Stare da soli è pericolosissimo, capisci? Quindi, diciamo, però scusami, oggi non eri molto contento, hai detto che pensavi al suicidio. No, quello lo penso sempre, perché mi sento troppo vecchio, io perché devo stare qua a parlare a voi a 71 anni? Pensa che io piaccio ai 17enni, piaccio ai 12enni, perché mando un po' a fare in culo tutti, però... Però lo faccio affettuosamente poi, certo, in fondo, no? Capra, capra, capra! Poi vi dico... Scusami, raccontiamo perché dici capra e non porco. Perché è troppo lungo. Vabbè, no, poi mi querelano, porco mi querelano. No, però voglio dire una cosa. Capra, stavo anche per andare, io devo andare verso nord, devo vedere uno, Lucca. E allora dico, io me ne... perché tanto la serata era già riuscita, sono stati bravissimi. C'era Veneziani, c'era Romano, anche Romano è stato bravo. Anche se è democristiano, il democristiano dell'Ottocento, c'era Bertinotti, stati molto bravi, andavo un po' per le lunghe perché Canessa è un po' lungo, no? E allora dico io me ne vado che devo partire, tanto non ci sarà bisogno di me. Poi sono arrivate le donne, più brave ancora, cioè io mi sento completamente inutile, sono un uomo inutile, sì. Quindi oggi volevo uccidermi. Ma così, cioè perché il mondo non ha bisogno di me, io tutta la vita ho pensato, però devo dire che a un certo punto il mio vecchio amico, Bennato, che mi ricordava oggi che abbiamo fatto un programma televisivo che si chiamava, come si chiamava, Sgorbi e Bennoto, ha detto una cosa formidabile. Io devo dire la verità, non vorrei sembrare, io ho partecipato al primo Gay Pride senza essere gay, io amo le donne senza essere una donna, io ammiravo sopra ogni altra persona mia madre, e lui ha detto, gli uomini che ammirano la loro madre vogliono bene alle donne, io voglio bene alle donne, a me le donne hanno fatto solo bene, mentre Berlusconi ha fatto solo male. L'hanno rovinato, l'hanno distrutto, no? 4 scopatine, io ne ho fatte molte di più, a me non è capitato niente. E quindi mi hanno aiutato, mi hanno detto quando c'era il primo concorso da fare tanti anni fa, per cui io non ho mai capito questa rivendicazione delle donne. Per me le donne sono meglio degli uomini, mia madre era meglio di mio padre. Cioè, io non capisco, Mirta Merlino, cosa gli dobbiamo dare a queste donne? Hanno già un sacco di cose, se gli dai qualcosa è come se avessero bisogno. Io quelli che hanno bisogno li trovo... Cioè, devo dire, non ero d'accordo su niente, insomma, oggi, quindi non è la mia serata. Per il resto sono uno storico dell'arte illustre, potevo fare una bellissima lezione da solo, perché poi il tema qual è? Quando tu vai in queste belle serate con tutto questo popolo, il popolo si diverte perché noi siamo come dei comici, no? Io poi sono un grande comico involontario, ma l'autore deve vendere il libro, quindi sono 56 libri da quindi dico, fate un libro alla volta, fate 6 sere, perché altrimenti chi compra il mio libro non compra quello della Merlino, chi compra quello di Bertinotti, che per di più è comunista e ha bisogno, non compra quello della Veneziani, chi compra, quindi dico, scusate, io ma perché? Hai capito? Cioè, io vorrei che tutti quelli che sono qua comprassero il mio libro e mandassero a fare in culo quelli degli altri, che le ne frega che comprino il libro di... non lo so, eppure l'ha pubblicato mia sorella, anche il tuo, però se faccio concorrenza, cioè è sbagliato, perché Carta, che è molto intelligente, è un carabiniere, questo lo dice, quindi lui non capisce che nella sera ci vuole uno solo, che vende tutti i libri lui. Così, quando ne ho venduti 5, perché altrimenti perché cazzo sto qua se non vendo neanche una copia del libro. Quindi io, hai capito, sono molto in crisi.
sono per quello sbagliato serata. Sì, comunque, a proposito delle mamme, mia madre... Tua madre? Era ottima. Lei partiva da un presupposto. L'ozio è il padre di tutti i vizi. Per cui, in quelle estati bagnolesi, lei si preoccupava dei tre figli maschi che stessero senza far niente. Allora mise in giro la voce che cercava un maestro di lingue per tenerci occupati. Incaricò la signora Tammaro del primo piano. La signora Tammaro, dopo una settimana, tornò, si era ben nato, il maestro di lingue non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato un maestro di musica. E quindi io cominciai a suonare la chitarra. E mi è stato utile, perché attraverso... Grande madre. Che aveva... Mia madre esagerava. Cioè, praticamente, lei aveva il peperoncino a portata di mano. Se qualcuno di noi sgarrava e diceva una mala parola, una parolaccia, mia madre arrivava col peperoncino. Era concesso dire fesso, fetente no. Cioè, fetente già scattava il peperoncino. Ha ragione la mamma, ha ragione. Figuratevi se stasera ci fosse stata mia madre. Cioè, praticamente io nel corso della... perché comunque ho fatto una gavetta e nella gavetta nel periodo della casa di scuola c'era Mara Maionchi, c'era Battisti, Mara Maionchi e anche lei è una mia amica. Cioè, i premedi, io sono amico di tutti quelli che dicono le parolacce. Mara Maionchi, ai tempi della numero uno, lei non le diceva, perché comunque il padre di Mogol, Mariano Rapetti, era molto, cioè, guai se avesse detto una parola, l'avrebbe licenziata. Per cui a un certo punto si è sfogata. Quando a un certo punto si è reso conto che nel momento in cui diceva la mala parola scattava l'applauso, e allora ha cominciato proprio senza pietà. Io sono cioè questi due amici, Vittorio e Mara Maionchi, però purtroppo non riesco a per quel peperoncino, questo peperoncino che messo sul naso, peperoncino, cioè mi ricordo sempre questo fatto di peperoncino di mia madre. E quindi invidio Vittorio. No, io mi scuso, mi dispiace, sono pentito, sono scontento. E invido anche Mara Maionchi. Sono dissolto, sono... E comunque... Io suggerirei però una cosa in questa bella serata: di voi compriate il mio libro, perché io ci tengo molto, c'è scritto molto, e poi compriate quello di Greta Mauro che è molto interessante, che è molto interessante quello... Ci sarà l'anno prossimo. Speriamo, era bellissimo. Non comprate quello di Bennato, che c'ha il peperoncino, non comprate quello di Palmaroli, di come si chiama, Oscio, perché fa delle barzellette. Bertinotti è comunista, quindi devogliamo tutto il popolo, scontenti, bene che rimangano tali, così va via un po' scontento questa sera. Io farei la Garlic fa più autografi, io il libro vorrei proprio venderlo. Stasera è quello di Mirta, Mirta, quindi hai detto comprate quello di Greta Mauro, io sono associata a Mirta stasera. Ecco, vedi questo clan di femminile, due mafiose, ecco. Quindi, insomma, ecco, per quello che... Ma le immagini, scusami, per sostenere il libro... Sì. Ci sono immagini e tu raccontavi alcune... Sì, l'avrei voluto fare. Però c'è anche l'asta. Ecco, mancava l'asta, sì. No, ma non voglio stare in piedi, poi non voglio disturbare il pubblico, che non vedo l'ora di andarsene. Se c'è rotto i coglioni, sono due ore che siamo qua. Lasciamoli andare a casa. Gli facciamo una bella firma, dicendo tornate il prossimo anno, quando io sarò da solo, parlerò due ore di quel quadro bellissimo di Guercino, poi di Caravaggio, poi di Domenico Veneziano e poi di Paolo Uccello. E poi anche di Berlusconi, artista. Berlusconi era un grande artista, insomma. Un libro bellissimo, tra l'altro. Berlusconi, il mio? Berlusconi, no. Dei temi, no, ha spiegato che la democrazia è perfetta, perché tanto nel mondo di Sgarbi c'è solo il libro di Sgarbi, parla solo Sgarbi e c'ha ragione sempre Sgarbi. Spiegato che le donne hanno tutto quello che vogliono, perché tanto quando c'è Sgarbi le donne tracciano, cioè, giustamente nel mondo di Sgarbi non c'è proprio mai democrazia. Migliore dei mondi possibili. E di scontentezza le donne. E anche la democrazia. Siamo d'accordo. La democrazia, sì. È il magico mondo di Sgarbi. No, la democrazia non è male, ma diciamo, noi pensiamo ai comunisti, per esempio. Secondo voi c'è democrazia in Cina? Cioè, lui ha parlato della dissoluzione. Cioè, che cazzo capita in Cina? E c'è uno, e poi c'è uno, e poi c'è uno che viene sempre eletto da tutti che non lo eleggono. Il comunismo è questo, cioè quello che vediamo. Poi c'è il comunismo, bello, perché la parola è bella, tutti uguali. Sì, però se fosse uguale pensa che noia. Bennato uguale a Crespi, tu uguale a... Invece è bella anche la diversità. Questo va bene anche gli stronzi. Cioè lo stronzo, il cattivo, il crudele. Cioè, quando mai le donne amano uno buono? Uno buono è cornuto. Siamo uno cattivo, io sono cattivo, cattivissimo, e sono contento, non sono affatto scontento, non importa un cazzo.
Hai capito? Cioè, scusa se ho detto cazzo, però, ma credo che è una parte del corpo, quindi anche voi, diciamo la verità. Però dico, il mio libro è molto bello. È molto bello, poi è pieno di fotografie, è coloratissimo. Esatto, è l'unico con le illustrazioni, sì. Anche quello di Osho. No, anche quello di Bennato. Cioè. Poi diciamo la verità, se non ci fosse la democrazia, come potrei essere parte di questo governo? Io sono stato eletto, nominato, effettivamente non c'è democrazia, è dissolta. Però anche prima, insomma, no? Perché pensate che è stato ministro dei beni culturali Buttiglione, Bondi, Galan. Non ci sarà democrazia quando finalmente sono io il governo dei beni culturali, che è la prova che c'è la democrazia, è il momento migliore possibile, non c'è niente di più bello. Perché sei scontento? Pensa. No, io... Tu sei, insomma, non è ovviamente contento. Infelice. Malinconico. Infelice. Malinconico. Bertinotti merita diritto di replica. No, Bertinotti ha ragione. Anche vabbè, allora io me ne vado così, no. Ma la serata deve finire, avete rotto i coglioni, siamo qua a 3 ore, carta, basta! Che ore sono? Le 11, mezzanotte, no, pure... No, ma c'è tempo per fare la tua lezione, almeno parlare di un paio di libri. Io non posso fare una lezione. 22.45, non sono ancora... No, tardissimo, fresco, è bene che prendo le nuvole, non ho letto, e se lo leggo anche una pagina...